to remember you're a pretender. I'm like a one-way road. Nevertheless, girl, this is my race, I know. I like your movie. Su questa TV, le gare della BPC Virtus Cassino, terra di San Benedetto. Campionato nazionale basket Serie C. Amazing, always telling fairy tale. Benvenuti amici degli spettatori di Mediacentro TV qui dal palazzetto di Latina. Come sempre Gabriele Grossi che vi parla per raccontarvi la nona giornata di questa Virtus Cassino che ospita qui al palazzetto dello sport il Petriana Basket. Il Petriana Basket allenato dal coach Ozella. Intanto questo pomeriggio alle 3:30 ha già giocato la Luis Roma che ha vinto in casa contro il Calasetta con il risultato di 107-76. Intanto sono stati messi a segno i primi due punti sia del Cassino che quelli della Petriana Basket che scende in campo con Fiori, Battistini, Duccinardi, Martongelli, Nero, Ferrarese, Arena, Lorenzi e Donofrio. Direttore di gara di questo match saranno gli arbitri Marino e Dozella. Sulla carta non dovrebbe essere una partita particolarmente difficile, anzi tutto il contrario, il Petriana Basket ha solo 4 punti in classifica e anche le statistiche individuali dei giocatori mostrano un potenziale offensivo non fortissimo, al contrario di quello Cassinate, addirittura 5 uomini in doppia cifra e uno su tutti, Gabriele Pignalosa, in doppia con 21,3 punti di media a partita. È un dato statistico importante anche che altri due giocatori quali Raskovic e Triunfo viaggiano entrambi ad una media punti di 17,4 punti a partita. Il Petriana quindi non dovrebbe essere un avversario difficile per la Virtus Cassino, ha perso addirittura in casa contro il Tiber Basket, non una delle migliori formazioni, ha perso per ben 73 punti a 55. Cosa molto importante, un particolare sguardo ad un altro match fra Stella Azzurra Viterbo e Olimpia Cagliari. Ovviamente per il Cassino spera che la Stella Azzurra Viterbo vinca contro l'Olimpia Cagliari in modo tale che possa scendere l'Olimpia a pari punti del Cassino, sempre se ovviamente il Cassino porterà a casa questa vittoria. Alza il tiro da tre Fontana, non sbaglia il numero 10 Cassinato, 8-2 il risultato, 7 minuti 48 secondi alla fine del primo quarto. Ovviamente daremo uno sguardo particolare alla partita proprio fra Stella Azzurra Viterbo ed Olimpia Cagliari, di stretto interesse per il Cassino, perché ribadiamolo, adesso vabbè, la Luis Roma ha vinto, quindi si trova solitaria in vetta
con momentaneamente solitario in vetta con 18 punti. Diciamo, si spera nella vittoria dell'Olimpia Cagliari, perché della Stella Azzurra Viterbo, perché Stella Azzurra si trova a 14 punti, ma vincendo con l'Olimpia Cagliari si porterebbe a 16 e lascerebbe a 16 la stessa Olimpia Cagliari, quindi al secondo posto, in caso di vittoria del Cassino, ne sarebbero 3, cioè Cassino stessa, Stella Azzurra e Luis, e Olimpia Cagliari e poi invece Luis solitaria in classifica. Quindi durante la telecronaca un piccolo sguardo al campo di Viterbo lo faremo. Intanto il risultato è sempre sull'8-2, 7 minuti e 10 secondi alla fine di questo primo quarto, che vede il Cassino già in vantaggio, già prendere il largo. Anche se in realtà abbiamo fatto una piccola gaffa, stavamo trovando adesso, anzi scusateci per l'assenza di telecronaca, perché giocheranno domani Pallacanestro Azzurra Olimpia Cagliari, si giocherà domani alle 4:30, quest'oggi quindi si gioca sostanzialmente soltanto la partita di oggi. Cassino Petriana si è già giocata, come abbiamo detto, Luis Roma Olimpia Cagliari terminata 107 a 78 per la formazione degli universitari. Comunque sul 13-5 ovviamente coach Martini del Petriana chiama time out, perché sta perdendo ben 13-5. Un break imponente quello del Cassino, ben 8 punti. L'entrata delle squadre in campo dopo il time out, certo è, se dobbiamo fare particolarmente attenzione a qualcuno in questa Petrina Roma, soltanto due uomini possono dirsi pericolosi, cioè Giorgio Nero e Matteo Lorenzi. Anche Franzé meno incisivo dal punto di vista dei punti, ma Franzé e Jacopo Martoncelli sono due giocatori che hanno il minutaggio più alto. Intanto arriva l'ottimo intervento difensivo di Gabriele Pignalosa ai danni di Nero, infrazione di passi fischiata al numero 15 virtustino Giovanni Osiello. Ferrarese si va ad impelacare in una zona rischiosa, la zona sotto canestro di Romeo Trionfo, che però poi sbaglia il passaggio indirizzato a Giovanni Osiello, quindi mantiene vivo il possesso la formazione romana. E intanto qui Gabriele Pignalosa sporca il passaggio diretto a Nero. Martoncelli per la rimessa. Ancora ottimo intervento difensivo di Gabriele Pignalosa, intensissimo questo suo primo quarto fin qui. L'intervento sempre sul nero di Gabriele Pignalosa. Palla rubata intanto di Giovanni Osiello, la penetrazione e poi non riesce in correzione Romeo Trionfo, che però guadagna fallo. Saranno due tiri liberi per il numero 5 della Virtus, una delle colonne portanti di questa squadra. Statistiche impressionanti per Romeo Trionfo, fin qui l'abbiamo detto, 17.4 di media punti a partita, 216 minuti il minutaggio accumulato fin qui e ben 60,9% fase realizzativa, non sbaglia praticamente mai.
18-8 fra Cassino e Petriana sembra quasi una partita di allenamento, perché Cassino è molto molto rilassato, non gioca al ritmo forsennato, riesce a difendere in maniera abbastanza agevole agli attacchi della Petriana e attacca come avete visto adesso, con una velocità e una semplicità disarmante. Vi ripeto, sembra quasi una partitella d'allenamento, già 20-10 in questo primo quarto. Intanto Fontana va a disturbare Martongelli, lo induce all'errore e guadagna anche rimessa laterale il playmaker targato Virtus. Tanto cambio, esce con il numero 7 Fiori ed entra con il numero 11 Tuccinardi. Pignallo, Zaraskovic lotta sotto canestro, poi alza il braccio e ferisce. Ha poche alternative d'attacco vincente la difesa qui della Virtus con Giovanni Ausiello per Fontana. Poi Trionfo va a guadagnare questo fallo, il fallo commesso da Tuccinardi. Altro cambio, non sa veramente cosa fare coach Marini. È entrato con il numero 10 Lombardi al posto di Martongelli. Intanto altra chiamata, altro fallo del Petriana. Sta giocando davvero male, purtroppo per il Petriana, quando non si riesce a difendere alla fine si commette fallo. Addirittura ha già il bonus la squadra romana. 24-10 risultato, 2 minuti e 55 secondi alla fine del primo quarto. Non si sono compresi Nero e Lombardi, un passaggio troppo in anticipo per Nero. Anche il numero 13 del Petriana però non ci ha creduto tantissimo in questo passaggio, quasi a testa bassa è andato a riceverlo, tutto vanificato, e mantiene il possesso il Cassino. Intanto c'è spazio anche per Alessandro Speranza, è entrato al posto di Fontana, è entrato anche Filippo Bertoldo al posto di Giovanni Ausiello. La finta su Bertoldo, non buona l'intenzione, ma non lo è la conclusione di Ferrarese. Mantiene comunque vivo il possesso la formazione romana. Lombardi, Speranza lo tiene, ancora Lombardi, adesso lotta di spalle, chiuso sia da Raskovic che da Speranza, riesce però a trovare il passaggio per Martongelli che non sbaglia. Scusate, era Tuccinardi l'autore del canestro. Trionfo ha cercato un passaggio difficile per Bertoldo, ci arriva prima Ferrarese che la fa sua. Tiro corto di Tuccinardi, poi a rimbalzo Nero, serve sotto ancora Tuccinardi che non sbaglia. 24-14 risultato, 1 minuto e 30, partita primo quarto volato. E poi il serbo alza il tiro da 3 e mette a segno la bomba del 27-14. Intanto Tocci Marini sbraita
Arriva il cambio, esce Marco Raskovic ed entra Furio De Monaco. Lo sa solo un secondo per segnare, non riesce a fila di sirena. Buono il movimento di Arena che scivola sul Furio De Monaco, si perde il giocatore. Esce fuori il Cassino, poi di nuovo dentro per Trionfo. All'esterno perde il Monaco, la tripla non va. Pignalosa. La finta da tre, poi il tiro fuori misura di Bertold, il secondo che sbaglia consecutivamente. Arriva l'altro timeout. Chiamato dal coach della Petriana, è davvero una partita strana, ritmo lentissimo, ma il Cassino sta segnando molto perché effettivamente un po' difende ordinata, difende bene, abbastanza confuse anche sono le idee del Petriana che in attacco perde spesso palla, concedendo davvero molto al Cassino che ovviamente poi quando si affaccia al canestro avversario sa come colpire. E sbaglia pochissimo, peccato per le due triple di Bertoldo, non sembra in serata stasera, speriamo si sblocchi, possa far parte anche lui di questa festa virtussina. Lorenzi passa in mezzo a Pignalosa e Raskovic, riesce a mantenere il possesso al Petriana nonostante la marcatura stretta e poi il passaggio forzato di Lorenzi, ma la Virtus colpisce, la Petriana sbaglia e ovviamente da grande squadra la Virtus ne approfitta. Buono il canestro di Arena. Pignalosa sbaglia il passaggio, Pignalosa regala il contropiede alla Petriana, ma sciupa, stava per sciupare anche questa occasione, intelligentemente Pignalosa ha lasciato segnare non commettendo fallo. Il punteggio lo permette. Perde palla nel palleggio. Stavolta Pignalosa commette fallo su Lombardi. Due tiri liberi per il numero 10 del Petriana. Intanto pronti due cambi. Giovanni Osiello e Fontana pronti all'ingresso al posto di Speranza e Gabriele Pignalosa. Su 2 di Lombardi dalla lunetta, 44-25 il punteggio, 5 minuti e 38 secondi alla fine del secondo quarto, si è un po' calmato il forcing offensivo della Virtus. Poi arriva il fallo su Giovanni Osiello. Cambio, esce Tuccinardi ed entra Battistini.
a dire la verità è anche una partita abbastanza noiosa, perché c'è poco sembra quasi poco cuore da parte del Petriana, neanche a provare a vincere, tanto è il gap tecnico tra le due squadre. Asiello si libera bene nel palleggio, l'arresto e il tiro, la tripla corda. Alza le braccia Raskovic. Asiello, Fontana. Ottimo Furio De Monaco che si è liberato del pressing avversario, è riuscito a darla a Fontana, e poi ovviamente le mani magiche di Emanuele Fontana hanno mandato al canestro Giovanni Asiello per il 49-25. Asiello sbilenco il tiro da tre, non riesce nella correzione Marco Raskovic. Adesso si è un po' abbassato il ritmo offensivo della Virtus e poi con un tackle calcistico Emanuele Fontana a prendere palla all'avversario, quindi sarà rimessa per il Petriana. Non va la tripla di D'Onofrio, rimbalzo Fontana. 3 minuti e 30 secondi alla fine del secondo quarto. Intanto è entrato anche Lander Scarpelli, intervistato da noi la settimana scorsa. Purtroppo l'Under 21 questa settimana ha perso contro la Lazio, non di poco, addirittura 40 punti batosta per l'Under 21 del Cassino. Intanto si è sbloccato da tre Filippo Bertoldo, cortissimo il tiro di Arena. Qua però non sbaglia da sotto. Intanto fallo ai danni di Marco Raskovic, fallo chiamata un po' dubbia. Fa fallo anche Scarpelli. Marca troppo stretto l'avversario. Riesce con questa rimessa a segnare il Petriana. Fontana sbaglia il passaggio Bertoldo, arriva il contropiede vincente della formazione giallo-blu. Altra chiamata strana, fallo ai danni di Giovanni Asiello. Lombardi tra l'altro che quando gli viene chiamato fallo a favore esulta sempre in maniera eccessiva. Forse
per darti un po' la carica, visto la partita scialba. Comunque che sbagliano tantissimo i giocatori del Petriana, hanno una media realizzativa bassissima, perché tirano tanto ma sono clamorosi gli errori e la media tiri, leggiamole, perché pensate che Nero ha una media tiri del 40%, 12 su 29 da 2, ma il giocatore che ha la media realizzativa più bassa ne ha realizzati 19 su 56 tiri tentati, e poi più o meno tutti si trovano su questa media realizzativa, quindi sbagliano anche tantissimo, ci provano ma senza onor di causa veramente. Era buono il corridoio di trionfo per Alessandro Speranza, che subisce però fallo nel ricevere il pallone. Saranno quindi due tiri liberi per la formazione cassinate, entrambe le squadre, sia il Petriana che il Basket Cassino, adesso sono affette da bonus. Quindi ad ogni fallo commesso, anche se non è azione da canestro, saranno due tiri per la squadra avversaria. Intanto sbaglia il primo tiro libero Alessandro Speranza. 1 su 2 dalla lunetta del numero 16 bianco-blu. Mantiene stretto Speranza Martongelli. Poi alza il tiro da tre, cortissimo, cortissimo Lombardi. Lombardi da tre ha una media spaventosa, in negativo ovviamente, percentuale da tre del 19%. Non è questo gran cannoniere, nessuno è un gran tiratore in questa squadra romana, non è che uno vuole effettivamente offendere, però purtroppo stanno tentando tantissimo e segnano davvero davvero poco. Altro 1 su 2 dalla lunetta di Alessandro Speranza, altri due liberi perché sono stati fischiato il tecnico, due tecnici nei danni del Petriana, quindi due liberi più in realtà un tecnico dopo il fallo, quindi due liberi per il fallo, due liberi per il tecnico e quindi il possesso. Sbaglia il passaggio Speranza, c'è il fallo di Giovanni Ausiello. Il secondo in questo match. Anche dalla lunetta Lombardi non è infallibile. 7 su 12, scusate, realizzati fin qui dal numero 10 romano. Stavolta ha fatto 0 su 2. La finta di Ausiello, che commette infrazione di passi di partenza, finisce comunque 54 a 31 fra Cassino e Petriana, fra il Polisportiva Petriana. Una partita fin qui ovviamente senza storia, l'abbiamo detto all'inizio, lo continuiamo a dire adesso, sembra quasi un allenamento, l'allenamento del giovedì sera, questo fra Cassino e Petriana. I got to remember you a pretender, I'm like a one way road, nevertheless girl, this is my race, I know.
su questa TV. Le gare della BPC Virtus Cassino, terra di San Benedetto. Campionato nazionale basket Serie C. Amazing, always telling fairy tale. Si riparte in questo terzo quarto sul punteggio di 54-31 per la Virtus Terna di San Benedetto Cassino. A rimbalzo Marco Raskovic. Pignalosa attende il blocco di Raskovic, libera il passaggio per Fontana, poi Lorenzi ci mette le braccia e quindi inizia a laterale a favore del Cassino. La bomba di Pignalosa, solo come solo lui sa metterle, 57-31, 9 minuti 10 secondi, alla fine è iniziato da poco più di un minuto questo terzo quarto di gara, la partita sta andando via veramente veloce. Pignalosa, Fontana, Asiello, ancora Pignalosa, stavolta non va il tiro da 3 del numero 17 virtussino. Ferrarese ordina la calma, non arriva, non, nessuno gli arriva in aiuto, deve fare tutto da solo e poi ovviamente all'ultimo il passaggio per Ferrarese è debole. Intanto è uscito Lombardi, è entrato al suo posto Martongelli. Fontana per Pignalosa, Raskovic, ancora Pignalosa da 3. In ritardo il passaggio, torna quindi in ordinata in difesa il Cassino, che riesce a far su il pallone, pensa sempre un attimo più tardi il Petriana. L'ultimo a toccare è stato Gabriele Pignalosa, quindi rimessa per il Petriana, già battuta. Arena, Lorenzi, macchinoso il gioco del Petriana, poi senza alternative Lorenzi deve entrare. Deve tentare la tripla completamente coperto, completamente marcato, infatti sbaglia, ha sbagliato. Non sbaglia la Virtus qui con Giovanni Asiello, di 59-31 il risultato, 6 minuti 57 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto.
intanto è stato fischiato il fallo ai danni del Cassino, quindi possesso Petriana che è pronto a battere la rimessa con Martongelli. Ferrarese, ancora Martongelli. Zero su tre in questo match di Martongelli, 0 su 2 da 2, 0 su 1 da 3 punti. Comunque in generale il fatto che diciamo prima che la media tiri molto molto bassa, la media realizzativa scusate molto molto bassa della Petriana, 13 su 30 dal campo, quindi abbastanza decisivi, abbastanza decisivi gli errori, anche i tiri liberi 4 su 7. Ma la statistica più gravosa è sicuramente le triple tentate, soltanto uno su, una tripla realizzata su 8 tentate da parte della Petriana, mentre il Cassino ne ha messo dentro il 47% perché ci ha provato 15 volte, gli è andata bene solo 7 su 15 da 3 punti, 12 su 18 da 2 e 9 su 12 ai tiri liberi. Certo non una media devastante, ma comunque 7 bombe messe pesano parecchio. Stavolta non sbaglia il Petriana con Nero. Si gira Laskovic, non riesce ad allungare bene il braccio per mettere dentro al canestro. Petriana recupera il pallone. Seconda tripla consecutiva di Nero. Due su quattro per lui da tre in questo match. Intanto si è riuscita la squadra di coach Martini a riportarsi, a portarsi sul meno 22, 61 a 39 nel primo tempo. Il parziale, miglior parziale messa a segno dal Cassino è stato di 12 a 6. Il tiro da 3 di Bertoldo, 64 a 39, 3 minuti e 50 secondi alla fine del terzo quarto. In giornata Nero, più che in giornata questo terzo quarto sembra avere, in questo terzo quarto sembra aver riscaldato la mano Nero, che mette a segno la terza tripla consecutiva personale. Tanto la panchina si lamenta perché coach Martini sbraita per il fatto che stanno dicendo che Fontana abbia preso palla al di là in realtà dell'altra metà campo, in realtà quando ha ricevuto il pallone aveva già calpestato la linea. Petriana deve battere la rimessa, no? Se non andai tutti a mettere a ridosso della metà campo del canestro avversario.
Bartogelli per Nero. Battistini, il va la tripla di Battistini, sta cercando di rifarsi sotto adesso la formazione di coach Martini, 64-44, è riuscita a recuperare già 10 punti di gap. Resiste poi Arena all'attacco di Marco Raskovic. Ferrarese con calma cerca qualcuno dei suoi, arriva Nero e decide così Ferrarese di intraprendere l'azione personale, sbaglia però il numero 14 della Petriana e poi Emanuele Fontana subisce il fallo commesso da Ferrarese, quindi due tiri liberi per il playmaker del Cassino. Intanto cambio, è uscito con il numero 12 Marco Raskovic ed è entrato al suo posto il capitano Furio De Monaco. Due su due di Fontana, ordina cambio con Civettese, esce Gabriele Pignanosa, dentro Giovanni Asiello. Alzato un po' il ritmo, il Petriana più che altro ha alzato il ritmo in fase difensiva perché in attacco è sempre un po' sconclusionata, però in difesa alzato il ritmo, il Cassino sta segnando meno in questo terzo quarto. Pallone difficile per Ausiello che con un gesto sballavolistico ha cercato di darla a Bertoldo, tra Bertoldo e il pallone si è messo in mezzo Ferrarese che però ha concesso la rimessa laterale per il Cassino. Ausiello, il blocco di trionfo, poi il pallone per Bertoldo che non sbaglia. Non sbaglia la bomba Filippo Bertoldo, 1:16, 69-44 il risultato. Infrazione di passi qui di Martongelli. Fontana, trionfo. Ausiello, la finta. Ancora Ausiello, altra finta di Ausiello, la penetrazione e poi protegge il pallone con un gesto rerbistico, va a fare spallate fra i due avversari e commette fallo in attacco Ausiello. Ottima la marcatura qui di Emanuele Fontana che induce all'infrazione di passi Martongelli. 40 secondi alla fine del terzo quarto. Fontana, Bertoldo, Ausiello da tre e insacca la tripla Ausiello. 72-44. Vediamo se riuscirà a sfruttare tutto il possesso la formazione di coach Martini. 7 secondi, 5 secondi alla fine di questo quarto, la tripla e poi da parte a parte Furo De Monaco prova a fila di sirena, finisce sulla 72-44
il terzo quarto fra Cassino e Petriana. Cassino che ha abbassato un po' i ritmi in questo terzo quarto. Comunque il gap è davvero, è comunque impressionante. Ribadiamo il punteggio, 72-44 alla fine del terzo quarto. Su questa TV, le gare della BPC Virtus Cassino, terra di San Benedetto, campionato nazionale basket Serie C1. È stato l'ultimo quarto, l'ultimo atto di questo match che si apre con il canestro del capitano Furio De Monaco. 74-44 il risultato, ritorna sul più 30 la Virtus Cassino. Poi Nero trova il corridoio per Arena che non sbaglia sotto canestro. Poi la bomba di Emanuele Fontana, 77-46. Poi Ausiello lascia solo Soletto Nero che stavolta sbaglia, ne aveva messe tre di fila nel terzo quarto, stavolta non gli ha detto bene. Nero che arriva sotto canestro forse un po' provato perché Ausiello l'ha tenuto bene. Poi sbaglia, trionfo strano per lui. Sbaglia un'occasione del genere e arriva il fallo. Il fallo di Giovanni Ausiello. Quarto fallo del numero 15 di Tussino, due tiri liberi affidati ovviamente a colui che ha subito il fallo, Matteo Lombardi. Due su due di Lombardi dalla lunetta. Bertoldo poi qui perde palla. Arriva il cambio, esce Battistini ed entra con il numero 7 Fiori. Fontana stava per rubare palla a Lombardi, poi da dietro va a commettere fallo. Saranno altri due tiri liberi affidati alle mani di Lombardo. Arriva il doppio cambio per la Virtus. Escono Ausiello e Trionfo ed entrano Raskovic e Pignalosa. Zero su due di Lombardi dalla lunetta. Fontana.
Spignalosa sotto per De Monaco, che non sbaglia il movimento, però è sfortunato su questo tiro. Nulla da fare in questa azione per il Petriana. Bertoldo, Pignalosa, in penetrazione Pignalosa, il primo passo devastante di Gabriele Pignalosa, che lascia sempre in bambola gli avversari quando va in accelerazione. Perde palla qui Ferrarese. Bertoldo, Raskovic, fuori misura il tiro di Raskovic. De Monaco qui subisce il fallo di Lombardi. Arriva anche il cambio, entra con il numero 21 D'Onofrio ed esce con il numero 19 Arena. Arriva l'81 a 50 firmato da Marco Raskovic, gap che si mantiene sempre sul più 30, e qui Lombardi perde clamorosamente palla. De Monaco di forza da dietro. Si è aggrappato su di lui Fiori, ma con gran forza è riuscito a mettere dentro questo cane, dentro il pallone. Poi ottimo recupero di Pignalosa. Bertoldo però perde palla, arriva Pignalosa, tenta la stoppata, quasi ci riesce Fontana, in supporto anche Raskovic, in tre ovviamente non riescono però a rubar palla a Nero. Volevano rubar palla giustamente, non commettendo falli, in maniera pulita. Forse c'era il fallo qui ai danni di Filippo Bertoldo. Poi il tiro cortissimo di Ferrarese e la palla che si perde sul fondo. Sarà rimessa dal fondo per il Cassino. Siamo sull'83-52, 4 minuti e 48 secondi alla fine di questo match. Coach Martini ordina il cambio, è uscito Lombardi ed è entrato con il numero 12 Martongelli. Lo sapete di Monaco, poi se possiamo dirla di prima per Raskovic, purtroppo in mezzo c'era il giocatore del Petriana che ha fatto sola palla, poi altra palla persa. Per fortuna del Petriana, che l'ultimo a toccarlo è stato un giocatore del Cassino. Pignalosa sotto per De Monaco, 85-52, 3 minuti 55 secondi alla fine del match.
Fiori non sbaglia. Un giro di palla, poi Raskovic in penetrazione. Fuori per De Monaco, il Molucco per Fontana che alza il tiro da tre. Corto però il tiro del numero 10 della Virtus, che va anche a commettere fallo su Nero. Tanto c'è il cambio, entra Isabelli, under 21 della Virtus, ed esce Filippo Bertoldo. Non riesce la tripla di Pignalosa, poi Fontana in corsa prova a recuperare palla a rimbalzo, però la butta fuori e quindi rimessa dal fondo affidata a Petriana. Manca davvero poco, visto i ritmi della partita, ovviamente, che ritmi abbastanza lenti, non ritmi lenti, la partita scorre veloce, quindi 3 minuti non sembrano niente. Frazione di passi di Nero. Ancora Pignalosa sotto per Furio De Monaco. Adesso sta servendo assist il Pigna. Passi di Gabriele Pignalosa, che mima anche il movimento all'arbitro. La tripla di Fontana, 90-56, 1 minuto e 42 ancora da giocare in questo match. Isabelli da tre, poi a rimbalzo Raskovic. Manca davvero poco, 1 minuto e qualche manciata di secondo da giocare in questo match. 90-58 il risultato, davvero una partita a tratti addirittura noiosa. Fate in sacca l'ennesima tripla Emanuele Fontana, 93-58, vuole alzare il borsino offensivo della Virtus.
intanto arrivano gli applausi per questa Virtus. Finisce 78-93 a 58 la match tra Cassino e Petriana, una partita che ha offerto davvero davvero poco, se non la vittoria, davvero poco in termini di gioco, perché diciamo la verità è stata una partita a tratti noiosa, è stata solo messa in evidenza per l'ennesima volta la super potenza virtusina. Forza Virtus, forza ragazzi, perché la settimana prossima ci attende un impegno difficile contro Aprilia, che già ha messo in difficoltà l'Olimpia Cagliari ed è riuscita comunque ad infliggere 78 punti ad una delle difese più forti, quelle della Luis Roma. Quindi dalla settimana prossima si inizia a fare sul serio, iniziano le partite toste per questa Virtus, che fino ad ora ha eseguito soltanto dei banali allenamenti. Finisce allora 93 a 58 fra Cassino e Petriana. Forza Virtus, forza ragazzi, ci vediamo fra pochissimo per le interviste. Allora, allenatore del Petriana Basket, Marco Martiri, certo non era una partita facile, ha incontrato una squadra con obiettivi diversi dalla sua, ha pagato anche comunque una percentuale realizzativa abbastanza bassa. Sì, no, non potevamo certamente impensierire una corazzata come quella di Cassino, assolutamente. E poi a noi ci pesa sicuramente l'assenza del pivot Franzè, che stava allo shape con la nazionale militare, e noi la paghiamo perché sotto canestro in effetti abbiamo sofferto tantissimo. Posso dire che nel primo tempo siamo stati, nel terzo quarto abbiamo comunque fatto qualcosa di buono per quanto ci riguarda, non certo per impensierire la squadra avversaria, che sicuramente credo che non avrà grossi problemi a vincere il campionato o comunque a lottare fino all'ultimo, perché è veramente una signora squadra, allenata molto bene, sono tutti veramente al massimo e quindi è una squadra veramente forte, sicuramente. Fino ad ora ci siamo un po' divertiti, è come se avessimo prolungato gli allenamenti fino a dicembre, adesso però il campionato inizia a farsi serio, perché arriva forse una trasferta difficile, è un mese difficile perché ci sono tutti gli scontri diretti e poi anche la settimana prossima c'è la trasferta ad Aprilia, che è una formazione rognosa, è riuscita a mettere in difficoltà, in forte difficoltà, l'Olimpia Cagliari ed ha comunque inferto 78 punti nella giornata di oggi alla prima in classifica, che ha la difesa migliore addirittura della DNC. Sì, noi lo sappiamo, adesso inizia il mese più difficile del campionato, ma non soltanto per noi, perché ci sono già da domani uno scontro diretto al vertice con il quale guardiamo con grande interesse, perché c'è Viterbo Olimpia Cagliari, quindi una delle due cadrà e inevitabilmente il quartetto di testa subirà uno scossone, è inevitabile questo, sia in un senso che nell'altro. Noi stasera siamo stati bravi a mantenere la concentrazione, non era facile, sembrava tutto facile sulla carta, poi lo è stato sul campo perché sono stati bravi ragazzi. Stasera Luca Vettese è riuscito a mandare al referto ben 7 uomini in doppia cifra e quindi significa che ha fatto una buonissima rotazione, questo è molto intelligente perché ha preservato i ragazzi in vista della partita della prossima settimana, che è complicatissima come dicevi tu. Adesso poi aspettiamo gli altri risultati e nella peggiore delle ipotesi ci troveremo a dover essere noi artefici, come dice il capitano, del nostro destino. Quella di oggi è sembrata quasi una partita di allenamento, però dalla settimana prossima si inizia a fare sul serio, perché arriva la trasferta ad Aprilia, che ha già messo in serie difficoltà l'Olimpia Cagliari ed è riuscita comunque ad infliggere in questa giornata 78 punti alla prima in classifica, che ha la migliore difesa in questo girone. Sì, diciamo che oggi tra le due squadre avevano obiettivi diversi, quindi la partita lascia un po' così, diciamo, avevano obiettivi diversi, loro dovevano fare bella figura, noi sicuramente dovevamo dimostrare di essere di una squadra che ambisce ad altro e è venuta fuori una partita, un differenziale che bene o male rispecchia i vari obiettivi delle due squadre. Loro ovviamente deficitari di Franzè, che stava al torneo dell'aeronautica. Comunque devo dire buona concentrazione almeno per la parte iniziale dei miei, che non hanno sottovalutato l'avversario, anche perché loro sono molto aggressivi e mettono pressione a tutto campo, una squadra giovane con buoni elementi, e nel terzo quarto hanno fatto vedere, insomma, che ci hanno messo in grandi difficoltà. Poi abbiamo ripreso la nostra marcia e soprattutto con le nostre percentuali obiettivamente era difficile non portare a casa questa partita. Sicuramente in settimana ci dobbiamo preparare per una partita un po' più difficile che Aprilia.
è una delle squadre che sta facendo bene, giocano sul loro campo, hanno dato filo da torcere a diverse formazioni, compresa l'Olimpia, quindi è una gara da non sottovalutare. Poi torneremo di nuovo in casa con Calasetta e finalmente inizieranno poi gli scontri diretti, dove lì effettivamente si vedrà il valore della nostra squadra e delle altre squadre, e lì potremo fare un'analisi un po' più approfondita di ciò che possiamo fare e dove possiamo arrivare. Capitano, un'ottima partita oggi per te, anche per la squadra ovviamente, 5 uomini addirittura in doppia cifra. La partita l'abbiamo presa col piglio giusto, sapevamo che insomma c'era una differenza di caratura tecnica tra noi e loro, quindi insomma penso che abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Il rischio era quello di abbassare un pochino l'intensità e la concentrazione, però a parte qualche passaggio a vuoto, direi quasi inevitabile quando ti trovi in certe situazioni, siamo riusciti abbastanza a tenere alto il livello di intensità, quindi insomma bene così, serviva, perché il rischio è che quando hai questo tipo di partite, se poi ti lasci andare e non lavori sulla concentrazione, quando poi ti trovi a dover affrontare squadre magari un pochino più attrezzate, rischi di non essere pronto mentalmente. È stato difficile anche comunque mantenere l'attenzione, perché alla fine è stata un po' una partita scialba, diciamo così. Ma, sai, ti ripeto, per certi versi noi abbiamo dimostrato di gasarci, tra virgolette, quando ci troviamo di fronte a delle situazioni un pochino più stimolanti da un punto di vista tecnico. È una cosa secondo me sulla quale dobbiamo lavorare, un po' per una questione di rispetto anche degli avversari, perché insomma non è mai bello giocare con sufficienza contro chi è di fronte, e anche nei nostri confronti, perché ti ripeto, la concentrazione, la voglia di fare bene deve essere una costante che ci deve accompagnare per tutte le partite, non solamente per quelle che sono le partite cosiddette di cartello. Vincenzo Raffi Isabelli, guardia sia della Virtus Terra di San Benedetto di NC, ma uno dei pilastri dell'Under 21. Purtroppo questa settimana è arrivata la sconfitta contro la Lazio dopo due successi. È una partita che abbiamo sbagliato sin dal primo momento, non deve più capitare, dobbiamo e possiamo sicuramente fare meglio. Comunque due successi sono arrivati, la partita difficile contro Roma, poi alla fine l'avete risolta alla grande con la tripla allo scadere. Che cosa non è andato contro la Lazio? È mancata innanzitutto la mentalità, poi era la prima trasferta, ci potevano essere delle difficoltà, ma non è possibile perdere una partita così, con quel parziale. I got to remember you pretend. Nevertheless, girl, this is my race, I know. I like your movie. Su questa TV, le gare della BPC Virtus Cassino Terra di San Benedetto, campionato nazionale basket Serie C. Found your man.